Benvenuti al Man vs Food Italy. Ora oggi siamo qui con Andrea e Luigi Ventura, che si accingono a questa nuova avventura mentre scartano i loro panini da, otto strati. Attenzione, vediamo la faccia compiaciuta di Andrea. E addirittura Luigi gliene manca uno. Ma manca il pane, so c'è. Questa porcheria. Ciccia. Aspetta, lo voglio una foto. Ciccia. Tanta ciccia. E il via. Via la gara. Cominciano adesso. Vediamo come Luigi addenta tutto quanto così, proprio un maialesco. E Andrea invece da gran gay, dove fettina per fettina. La strategia. Qual è la tua strategia invece, Luigi? Mangiare tanta ciccia. Andiamo attenti. Facciamo un bel primo piano della bocca di Luigi mentre... C'è un bell'orgasmo. Vai Luigi, addenta, facci vedere come addenti. No, c'è troppo. Dai, così. Dai, che maialata. Vai. Oh. Bravo. Allora, vediamo come siamo messi. Allora, Andrea, diciamo che sta a un buon punto. Ne ha ancora 1, 2, 3, 4 strati ancora da finire. Quindi siamo a metà gara. Buono. 6? Come 6? 6? Sono 6 hamburger, allora Andrea stiamo indietro. Invece Luigi, contiamo, ne ha 1, 2, 3, 4 e 5. Sta avanti Luigi, quindi continua a vincere Luigi. Beh, che bocca grande che ha. E Andrea ancora perde. Ci vediamo tra poco, dopo la pubblicità. Nel pericolo di perdere la sfida, i due sfidanti si prendono una bustina di ketchup a testa, vedendo che l'allappamento della bocca era imminente. Vediamo ora a che punto sono. Sono rimasti solo tre. Cazzo mio, cazzo. Tre, solo tre. Ah, Luigi è andato avanti. Tre hamburger. E qui siamo a, non so. Vorrei sottolineare che ho mangiato tutto il bordo. Chiediamo venia al signor Andrea per aver vinto quasi. Oh. Va bene, ci vediamo tra poco quando avranno finito. Ciccia. Ho sentito un tocco del culo. Beh, verso sud. Quasi finita. Signore e signori, ci proviamo la bevuta? Ci proviamo di troppo. Vai. Andrea, manca davvero poco. Andrea, uno scricciolo a te. Una briciola. Dai Andrea, su. Ti manca poco, Andrea. Andrea, puoi vincere contro Luigi, eh? Sta per vincere contro Luigi, Luigi sta perdendo, Luigi. Luigi continua a bere, ignaro della vittoria di Andrea, che ha pochi passi da lui. Pochi passi? Sì. A pochi morsi. Eccolo, a dentone. Attenzione, siamo quasi pari. No. Un boccone insieme. Sì, perché mi sono rotto di masticare. L'ultimo boccone insieme, attenzione. Allora, siamo arrivati all'epilogo di questa avventura. Che cosa avete deciso di fare? Finirlo. Together, forever. Questo è per te, Maso, e per Adam. Vai. Vai, 5, 4, 3, 2, 1. Olè! E i vincitori di oggi... Il vincitore è l'uomo che vince contro la carne, contro la ciccia. Pugnetto finale. Grande. E così oggi si conclude questa vittoria. Con tanta ciccia. Questi due campioni che alla fine riescono a finire la loro ciccia
perché ne hanno anche altra di ciccia, che tra poco ci avranno ai lombi. Quindi tanti. Ci vediamo alla prossima avventura. La prossima ciccia. Allora, siamo con l'altro vincitore, Luigi Ventura. Facciamogli qualche domanda riguardante la sua vittoria. Com'è stato vincere? Una innanzitutto mangiare altri 8 tranquillamente. Altri 8? Sì. Fantastico. Andrea non vuole offrire. E quando è stato il momento più duro della sfida? L'ultimo boccone. Difficile? È stato veramente come mangiare un boccone. Cosa hai pensato? Andrea ti ha voluto bene. È stato quello che ti ha dato forza. Sì, l'amore di Andrea. Nudo è stata un'altra cosa. Abbiamo capito. E l'inizio della sfida, eri affamato o eri semplicemente... Non ho mangiato colazione, avevo una fame mostruosa. Bravo, da questo si capisce un vero lottatore, un vero guerriero. Bravo, adesso passiamo il microfono ad Andrea. Ecco il microfono. Allora, signor Manzini, anche lei ha vinto, sì, lo vediamo, anche lei ha vinto, e ci dica com'è stata questa esperienza. Devastante, ma assolutamente importante per questo sentiero che stiamo intraprendendo io e Luigi, per diventare i prossimi Bryan Adam. Bryan Adam, ti aspettiamo qui. Ti aspettiamo, Adam. E dici invece, quando è stato il momento più difficile, la scalata, il momento della scalata? Quando sono arrivato al quinto boccone prima della fine, beh, non pensavo di farcela, ma poi quando Luca mi ha dato un bacio lì è cambiato tutto. Lì ho trovato la forza per continuare, per voi, per Luigi. Questa bellissima ragazza? Una bellissima ragazza che era qui nello stesso momento, mi ha visto, evidentemente segue la nostra saga, sa bene che era importante per me, quel momento era molto importante. Bene. Grazie. E prima di iniziare, com'è stata? Come ti sei sentito prima di iniziare? Eri affamato o semplicemente? Sì, ero affamato, anche perché il ragazzo ce l'ha spiegato molto bene com'era il panino, era molto buono. Ce la vogliamo fare facilmente, ma è stata più difficile di quanto pensassi, ma ce l'abbiamo fatta alla fine. Va bene, adesso finiamo con un bel pugnetto finale. From the 70s, but I'm